Benvenuto a questo video tutorial Navident. Sono Luca Casalena, sono responsabile Claronav, azienda canadese che commercializza il Navident. In questo video abbiamo appunto l'intenzione di mostrarvi alcune funzioni più avanzate. Nell'ultimo video abbiamo pianificato sia le colonne che gli impianti. Noi potremo a questo punto andare direttamente in navigazione dinamica e quindi poter arrivare a eseguire il caso. Come sapete, la navigazione dinamica mi permette la modifica eventualmente dell'impianto e tornare in navigazione dinamica, quindi in esecuzione chirurgica. Quello che però a me interessava per completezza di discorso affrontare in questo video è darvi qualche informazione legate a come faccio a rimuovere le colonne o gli impianti non pianificato, che eventualmente non sono per me più congrui, e come faccio a utilizzare l'aspetto dell'angolo e delle misurazioni angolari, delle misurazioni di distanza direttamente sulle immagini di dimensione. Per quanto riguarda la rimozione, molto semplice, io clicco sul pulsante Remove, posso posizionarmi direttamente su una colonna che diventa verde, clicco con il tasto sinistro del mouse sulla colonna, la colonna è scompare. Se io vado sempre su Remove e voglio eliminare l'impianto, mi posiziono sull'impianto, la circonferenza dell'impianto diventa verde, clicco sull'impianto e l'impianto viene eliminato, quindi posso iniziare ad effettuare una seconda pianificazione. Così come in questo caso posso recuperare il dato con il tasto Undo, sia per quanto riguarda l'impianto che per quanto riguarda la colonna. Quello che a me interessava presentarvi anche in questo video è appunto la funzione di distanza, di misurazione di distanza e di misurazione angolare, che comunque è uno strumento sicuramente molto utile. Questo strumento compare, come vedete, nei quattro quadranti, in particolar modo, scusate, nei tre quadranti bidimensionali, ed è questa funzione qua, questa funzione che è un righello e anche angolo, e compare, vedete, sull'immagine assiale, sull'immagine coronale e sull'immagine sagittale. Per cui io, volendo lavorare per esempio su questa immagine, basta che faccio un doppio clic su questa immagine, l'immagine diventa tutto schermo, e vado a identificare la funzione che a me interessa. Per quanto riguarda la misurazione di distanza, ecco che mi compare, clicco col tasto sinistro del mouse e mi compare il righello con una frecciolina. A questo punto io prendo il collare dell'impianto, tengo premuto il tasto sinistro del mouse e vado a misurare la distanza con l'altro collare. Sono 3,4 mm. Se invece voglio una misurazione angolare, mi posiziono sempre sullo stesso tasto, ma a questo punto, invece di lavorare con il tasto sinistro del mouse, lavorerò col tasto destro del mouse. Per cui, come vedete, non compare più il righello, ma compare a questo punto un angolo. Mi posiziono sull'asse che voglio misurare, quindi posiziono appunto, scusate, su questo asse, per esempio sull'asse dell'apice dell'impianto, fino a raggiungere una certa angolazione, dopodiché, vedete, io libero il tasto sinistro del mouse e magari posiziono sull'apice dell'altro impianto, e a questo punto clicco ancora una volta per chiudere l'angolo. Questa informazione angolare è un'informazione di 18 gradi rispetto ai due apici tra un impianto e un altro. Questo sappiamo perché abbiamo visto che i due impianti avevano un angolo zero perché erano tra loro paralleli, ma in questo caso ho misurato una distanza angolare rispetto all'apice dell'impianto più distale. Questa è un'informazione ancora una volta interessante che mi può essere utile nelle varie misurazioni angolari della mia pianificazione. Ancora una volta, con Undo posso andare a rimuovere tutte le informazioni che ho precedentemente effettuato e quindi in questo senso arrivare a cancellare o a confermare il dato di misurazione o angolare che ho rilevato. In questo modo abbiamo terminato
questo video tutorial che chiude la fase di pianificazione con il Navident. La cosa interessante che abbiamo detto anche all'inizio è che questa parte è una parte accessibile e aperta, per cui io ho la possibilità di poter caricare tutti i DICOM indipendentemente da Combim o TAC attraverso questo software, così come ho la possibilità di poter pianificare gli impianti, la parte virtuale a livello di corona e la parte appunto di impianto utilizzando questo software. Quindi posso utilizzare questo software liberamente per effettuare la mia pianificazione dell'impianto. Non potrò effettuare la parte di navigazione dinamica se non avendo una licenza che mi permette la navigazione dinamica e che mi permette quindi di poter attivare la telecamera stereoscopica e quindi la rilevazione della geotag e del tag, che mi permetteranno quindi di sovrapporre le immagini del paziente con le immagini dei file DICOM che ho caricato attraverso il Navident. Questa attività appunto è l'attività specifica della navigazione dinamica, che sarà oggetto di video ed è oggetto di video rappresentativi proprio della parte di navigazione dinamica. Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e per esserti trattenuto con me questi video tutorial sul Navident. Grazie e ancora una volta ti chiedo di poter commentare questo video lasciando un commento alla base del video e chiaramente di iscriverti anche al canale YouTube in modo da poter seguire e aggiornarti su altri video che verranno presto pubblicati sul Navident. Grazie e buona giornata.